peggio per Twitter, a tuo avviso, è nel passato, guardando i livelli di oggi? Ma certamente la valutazione di Twitter oggi è un po' più in linea con quella che dovrebbe essere la valutazione corretta. Probabilmente c'è ancora qualche dollaro di troppo, considerato che Twitter ha perso molto, molto margine, gli introiti pubblicitari. Poco prima dell'annuncio di Musk non se la stava passando proprio benissimo. E quindi credo che forse qualche dollaro ci possa essere ancora di discesa. Detto che, tra l'altro, adesso inizia tutta una fase di azioni legali da parte di Twitter che potrebbero portare anche a importanti risarcimenti. Questa è una partita che poi sarà tutta da giocare. Finora Musk se l'è sempre cavata con queste sue uscite che vanno un po' a manovrare il mercato. Però chissà che poi in questo caso invece la SEC e poi anche i tribunali non decidano di punirlo, ci sono in ballo tanti soldi, eh. Insomma, si parla di 1 miliardo di penale, oltre alla penale che era già da contratto, insomma, quella potrebbe essere la condanna. Quindi questa potrebbe essere forse l'unica motivazione se poi va a finire nelle valutazioni dell'azienda, ma ci vuole tanto tempo e quindi Twitter credo che non sia il momento di infilarci in questa situazione oggi che è venuta meno ufficialmente. Il mercato già non ci credeva, questo l'avevamo già detto forse anche lunedì scorso. Quindi il mercato aveva smesso di crederci da un po', oggi è arrivato proprio il no definitivo.